Carissime amiche e amici di Cultura Web TV, questa puntata di Pausa Caffè, dal titolo Sagge e Assurdità, sarà dedicata ad una disamina culturale tra me medesimo e Angelo Filippo Iannoni Sebastianini. Il tema sarà incentrato sullo stato dell'arte e della cultura nel contesto della pandemia, sulla follia presunta o reale degli artisti. L'arte è lo specchio della nostra epoca? C'è un nesso tra follia e arte? Lo scopriremo tra poco. Buona visione. Signore e signori, benvenuti su Cultura Web TV. Andrà ora in onda la rubrica culturale Pausa Caffè, dal titolo Sagge e Assurdità, con Luana Trabuio, Angelo Filippo Iannoni Sebastianini e Jean Boschini. Buona visione. Ciao Gian, cosa stai facendo? Sto pensando. Penso che la pazzia mi visita almeno un paio di volte al giorno. Guarda, dovevo prendere una compressa come ogni mattina, ma davanti a questo bicchiere, mezzo vuoto o mezzo pieno, mi sono fermato. Non mi interessa più il contenuto. A volte mi soffermo a contemplare i riflessi della luce sul vetro appannato. E alla fine, nella sua trasparenza, non vedo più né il bicchiere né l'acqua, ma solo la luce. Ma la luce è un miraggio che giunge da lontano. Amico mio, anche la ragione a ben guardare troppo spesso si rivela una trappola. L'essenza della bellezza è come la corda stonata di un violino, la cui melodia straziante è apprezzata solo da chi sa separare la perfezione dall'imperfezione. L'artista è la follia, quella marcia in più che acuisce l'ispirazione fantastica, ma anche il pessimismo della realtà. Al giorno d'oggi conviene essere folli. Continua così, ad osservare i riflessi, fino a quando non diventerai tu stesso luce. Ah, se l'artista credesse di essere folle, non sarebbe più folle. Eppure lo è. Siamo come quei funambuli che camminano sulla corda tesa sopra l'abisso che separa la sanità dalla pazzia, la realtà dalla menzogna. E tu mi vieni a dire che la ragione è una trappola? Perché? Se fossero soltanto se stesse, le cose non sarebbero nulla. L'insensatezza dell'artista le rende uniche, speciali. E se essere se stessi è una limitazione, una negazione dell'essere, allora scrivere di per sé è già follia. Come si può pretendere di descrivere un fiore o un pesce, un tramonto o una notte stellata? Lo vedi? Il razionalismo conduce sempre alla negazione. Il problema della poesia è il problema del limite. L'artista intuisce al di là della forma. Deve avere la testa nelle nuvole e la mente occupata a cogliere i fiori sulla luna. Solo attraverso l'interpretazione effimera della realtà offerta dalla poesia è possibile sondare la dimensione epica della vita umana. Poeta è colui che si innamora, che ama, che lotta contro le circostanze avverse, che racconta le proprie favole, chi si interroga sul perché delle stelle,
e sul senso della vita. Ah, allora siamo tutti poeti, artisti. Allora siamo... Ripeti tu e taglia poi. Allora siamo tutti poeti, artisti. Allora siamo tutti folli. A tuo parere, chi è più sano? Gli facciamo questo pezzettino. Allora siamo... Allora siamo tutti poeti, artisti. Allora... Vabbè, ricominciamo. Allora siamo... Ok, arrivato. Poi proprio sulla cazzata ci siamo fermati, sì. Perché quell'altro... Vado. Allora tanto siamo... puoi cambiare facilmente, no? Ok. C'è Luana che ride, Stiamo registrando, quindi si taglia. Allora siamo tutti poeti, artisti. Allora siamo tutti folli. A tuo parere, chi è più saggio tra queste categorie di persone? L'uomo comune, il politico o il poeta? Ah, non lo so. Da un po' di tempo a questa parte incontro solo poeti. L'uomo comune è diventato così raro. Guardati intorno. Inghiottito e fagocitato dalla moda, dalla pubblicità. Proprio come quei partiti di massa che hanno fagocitato i partiti minori. Come quei grandi magazzini che hanno finito per fagocitare i piccoli negozi di quartiere. È rimasta solo la poesia. Ma nel mare magnum di Facebook e in pochi altri bordelli. E non è già pura follia l'arte? Ciò nonostante la si fa e ci rende vivi. E non è forse vano il lavoro del poeta? Il poeta è come quella vecchia che nell'ora più silente porge l'orecchio per sentire e poco sente. Chiusa in casa, scansa la tendina per osservare la vita e addita la vicina. Il rumore altrui la stordisce, così la troppa luce. Ha una casa piena di gatti, ed odia la condizione umana altrui. Come la vecchina, il poeta è luce a sé e a sé bastante. Le sue rughe sono saggezza, la sua penna un dardo infuocato, un fuoco greco capace di sgominare interi eserciti in un istante. Ma non ha la scintilla primordiale. Troppo spesso si ferma a contemplare i propri dolori, dimenticando che dietro la finestra c'è un mondo da salvare. Il poeta in questo è simile all'attore quando esterna le emozioni tra verità e finzione. L'attore è colui che cerca la perfezione, spingendosi oltre i limiti della ragione, tra straniamento e immedesimazione, tra Brecht e Stanislavski. Quando quel mostro sacro di De Niro accettò il ruolo di pazzo omicida nel film Il promontorio della natura, spese $5,000 per farsi modificare la conformazione dei denti. E interpretò così bene la parte che tutti credettero che fosse impazzito veramente. L'attore, visionario del riconoscimento. Colui che interpreta così bene una cosa da estraniarla e descriverla come se fosse vista per la prima volta. Non siamo severi con la follia.
anche di colui che non crede nella transustanziazione, nella divinità e nella risurrezione di Cristo, nella Vergine e nei santi, si dice da tutti, non crede, è pazzo. Il non accettare la pazzia creduta da tutti, ciò appunto diventa pazzia. Nel suo regno, dal quale non sarà mai esautorato, l'artista può innalzare l'uomo comune e rendere innocuo un sovrano. Poesia fa rima con follia, creatività con sanità. La cosa mi spinge a fare una considerazione nuova, ma antica. L'artista si crede narcisisticamente diverso, giocando intenzionalmente il ruolo di visionario, o lo è veramente? La sregolatezza del genio è forse una pazzia controllata? Secondo la psicologia non lo so, ma non credo ci sia un vero nesso tra follia e arte, anche se la storia è piena di esempi in tal senso. Guarda, pochi giorni fa, il 30 marzo, è stata la giornata mondiale del bipolarismo e non a caso è stata dedicata a Van Gogh. Si celebra il 30 marzo, il giorno in cui nacque l'artista. Infatti, passò non poco tempo della sua vita in manicomio. E Munch, quello dell'urlo, impazzì quando divenne famoso. Tutti vorremmo la fama, lui no. Lui impazzì quando divenne famoso e si rifugiò nell'alcol. E Pollock pure fu internato in manicomio. E il francese Henri de Toulouse-Lautrec soffriva di allucinazioni e crisi paranoiche. È storia vecchia. L'uomo comune considera il genio follia. L'artista un folle pericoloso per la società da relegare in un mondo a parte, sull'isola di Mattagonia. Il pittore Magritte diceva che la pazzia artistica è una sorta di ancora di salvezza, una protezione dall'aria soffocante della società, come la mascherina antivirus. Ma guarda, Angelo, non vedi anche tu dei riflessi di luce in questo bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno? Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit, disse Seneca. Nessun grande ingegno fu mai senza una mistura di pazzia. Ed io aggiungo, moti d'acqua, riflessi di luce, onde sonore, ombre geometriche ossessive disperate sul tempo battuto dal metronomo. È nato prima l'uovo o la gallina? L'arte o la follia? Esiste forse un legame tra disagio psichico e creatività? Le laceranti pennellate di un pittore su una tela urlano la vita. Si può considerare folle chi si lascia guidare dalla notte per veder sorgere l'alba? È così sottile il filo che divide ragione e allucinazione, equilibrio e squilibrio? È follia, certo, ma pure verità, perché all'artista tutto è concesso. Non è forse folle l'amante che ama il peccato sentendosi innocente?
Se non ricordi che l'amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora semplicemente non hai mai amato. E se ami, sei folle. Se non hai mai amato, sei forse assennato. Vero. Quando l'amore non è follia, non è amore. Quando l'arte non trascende, non è arte. L'arte è sterile come un gatto senza coda, come una lampadina fulminata o una parola non detta. Eppure le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai. Guarda questo riflesso, Angelo. Lo vedi anche tu? Oh, come suonerebbe l'oscuro pendio della vita senza il riflesso imperfetto del mondo? Cosa sarebbe la voce senza il silenzio? Ricorda che il mondo, come uno specchio, ti restituisce il riflesso di ciò che sei. Le anime dei grandi talvolta dimorano in noi, forme fluttuanti, raggi di luce riflessa come libellule danzanti. Il riflesso, Gian, come la vita, non è mai puro, così come un libro è solo il riflesso della verità oggettiva. Proprio come questo riflesso, allora. L'arte è lo specchio della nostra epoca. Ci ricorda che esiste qualcos'altro. Ci tira fuori dall'apparenza per risvegliare la nostra anima ormai perduta. Ma allora, la poesia è creata o è già presente nelle cose? La poesia è morta? Oppur con difficoltà continua a sopravvivere. La poesia è ovunque, nelle facce della gente, anche se occultate da mascherine, è nel vetro appannato di una finestra che grida e attende un raggio di sole. E a chi ci dice che l'arte è marginale in questo periodo, allora provasse lui a star chiuso in quarantena senza libri o senza film. La poesia è quel nodo in gola che arriva spontaneo. Sì, comincia con un nodo in gola, con una sensazione che ci sia qualcosa di sbagliato, con la nostalgia, con il cuore spezzato. Nei periodi di difficoltà e incertezza, l'uomo si rifugia nell'arte. L'unico luogo in cui poter dare libero sfogo al proprio turbamento. Lo dice anche Montale. La poesia è l'arte tecnicamente alla portata di tutti. Basta un foglio di carta e una matita. Il gioco è fatto. Ha un effetto catartico. Sì, proprio come il caffè che sorseggi lentamente, assaporandone ogni sfaccettatura. La poesia ha vinto. Anche in questo contesto di pandemia, la poesia ha vinto. Ha rivendicato il suo ruolo di strumento alla portata di tutti. Chi siamo noi, comuni mortali, per provare a liberarci dalla stretta della poesia? Anche Shakespeare, in seguito allo scoppio della peste di Londra,
e alla conseguente chiusura dei teatri si rifugiò nella poesia e pubblicò Venere e Adone nel 1593. Parole sante. L'arte e la poesia non sono negazione della volontà di vita, ma la sua forma più alta e potente. Sono l'ultimo rifugio, lo sfogo, dove il misero e freddo vero, la verità dura e triste, vanno addolcite con una zolletta, far girare bene il cucchiaino per produrre quel tintinnio catartico che ti immerge nella tazza come se scrutassi in un pozzo senza fine. Lo diceva pure Nietzsche. A scrutare a lungo, in un abisso, anche l'abisso alla fine ti scruta dentro. In questo abisso pandemico stiamo scoprendo finalmente che non si vive solo di cose. Serve l'arte per sopravvivere. La pandemia ci ha privato di quello stato di subordinazione dalle cose. Dalle cose. Qual è il destino delle cose in questo mondo sempre più disumanizzato? È ancora possibile? La poesia? Il poeta? Ogni artista, in realtà, è colui che lancia una rete a strascico sulla terra dura, restituendo il destino alle cose, alla vita. È colui che sopravvive in una società che di umano non ha più nulla, come ombre corvine in mantelli consunti, il poeta strascica la sua penna su un foglio assetato. Il pittore spalma il colore su tela di ragno esposta al vento. Le mani dello scultore plasmano come creta tra vita e vita. E l'attore? L'attore si tuffa nell'abisso umano, ricordandoci che esistono ancora i colori delle emozioni. Ma tu, amico mio, questo lo sai. Io lo so che non si può stare senza arte. Questa, dove assente, è presente, permea la città, è nel male di vivere, viaggia anche nell'oscurità. I tanti marionettisti che dall'alto muovono i fili, dalle loro alte torri hanno dimenticato che l'Occidente si è fatto mondo esportando la propria nozione di arte. La creatività è sempre stata sinonimo di bellezza interiore. Non è forse la natura la massima espressione dell'arte? Non sono gli artisti sinonimo di bellezza? Non è forse l'orafo un artista? Lo è il ciabattino? Lo sono il muratore e l'arrotino? Nessuno ha mai scritto, dipinto, scolpito, modellato, costruito o inventato, se non per uscire letteralmente dall'inferno. Ed ora, mentre il virus dell'indifferenza vuole seppellire l'arte, noi rispondiamo che l'umanità ha bisogno del sublime.
Allora, eccoci qui. Dopo aver visto, anzi rivisto, questo video con Angelo, Filippo Iannoni e Sebastianini, siamo ora in diretta. Proviamo a richiamare Angelo per il collegamento, per il collegamento che ha saltato. Allora, ci siamo, Angelo. Pausa Caffè va in onda tutti i venerdì alle ore 10. I video registrati in seguito sono scaricati su YouTube, sul nostro canale YouTube, vi invitiamo ad iscrivervi e potrete trovare anche i video precedenti. Allora, abbiamo delle poesie che ci sono state inviate da diversi autori, tra cui anche una piccola fiaba, anzi favola, di Natalia Dagnoni. Allora, da che cosa vogliamo cominciare? Visto che ce l'hai davanti. Allora, un pinguino tutto blu è una piccolissima favola, quindi non vi leggerò un libro, insomma, si tratta di un testo corto, inviato da Natalia Dagnoni alla rivista Confidenze. È stata pubblicata. Un pinguino tutto blu. Le onde si scagliavano sulle rocce e il fruscio del vento echeggiava nella radura tiepida del tramonto. Un piccolo pinguino passeggiava da solo con aria triste. Un granchio che passava di lì si fermò e gli chiese: «Come mai sei così triste?» Il pinguino guardò il granchio con sguardo smarrito, non sapeva cosa rispondere. Solo una lacrima gli gocciolava sul volto. Poi il granchio notò sorpreso il suo strano colore. Ma tu sei blu. Il piccolo pinguino confermò intimidito con un cenno del capo. E il granchio: sai, sei bello lo stesso. Tu hai l'animo buono e gentile, ed è il tesoro più grande e raro che c'è. A un certo punto, voltandosi, il granchio si accorse che le sue uova erano state trasportate dalla corrente e si erano appoggiate su uno scoglio molto alto, che lui non riusciva a raggiungere. Fu in preda al panico. Senza pensarci, il pinguino corse a chiedere aiuto agli altri pinguini. Eccoci con Angelo, vediamo se appare Angelo sullo schermo. Mi spiace per il rosso da vicino. Ecco Angelo. Allora, Angelo, è ancora fuori Angelo? Un attimo, mi prendiamo. Riusciamo? Allora. Riesci a vedermi? Vediamo un po'. Perfetto. Adesso sei sullo schermo, Angelo. Buongiorno. Vediamo un po'. Allora, sto in un posto bellissimo. Senza piano. A Roma, bellissimo. Che bella giornata a Roma. Hai visto? Sono venuto qui per fare un po' di bellezze romane e anche un po' di pubblicità per l'attività del tempietto. Bellissimo, quello che è alle spalle, un panorama magnifico. Bello Angelo, non hai avuto modo di rivedere la performance
della registrazione, allora noi stavamo leggendo alcune poesie e testi inviati qui alla redazione. Quindi un attimino soltanto. Sì, ho visto che sì? C'è una persona di cui ho letto il nome, però in questo momento mi sfugge, che ci leggerà un racconto, una favola, non ho capito bene. Sì, infatti. E la stavo leggendo io perché, insomma, l'invito è anche a telefonare e leggere in diretta. Abbiamo il cellulare che è collegato con il mixer, quindi se volete potete telefonare direttamente. Allora, il pinguino tutto blu, mi dispiace averla interrotta la lettura, comunque... È una favola inviata da Natalia Dagnoni alla rivista Confidenze. Senza pensarci, il pinguino corse a chiedere aiuto agli altri pinguini, ma loro non sapevano cosa fare. Così lui salì in alto sulla roccia e si lanciò con le ali aperte, ma cadde in acqua. Ma decise di riprovare anche se gli altri gli ridevano in faccia. Il pinguino si riprovò finché non riuscì a volare fino allo scoglio e a salvare le uova del granchino. E non credette a ciò che era riuscito a fare pinguino e con gioia immensa si inchinò davanti a lui dicendogli: «Ho trovato un vero amico, generoso e utile. Con un gesto coraggioso hai dimostrato che puoi salvare una vita in più». Il pinguino piccolo e blu sorrise e non si sentì più inutile. Nessuno. Perché che dire, che nella diversità c'è la bellezza. Allora io sento un... Allora ci sta... Ecco, l'audio c'è, va bene. Allora, perché io sento un gran rumore di fondo, Angelo. Tu riesci a sentire bene? Ci sei, Angelo? Ecco, la connessione col cellulare vedo che non è... Non ti sentiamo bene, Angelo. Non è buono. Ho capito, va bene. Allora io mi stacco e... Sì, interrompiamo la... Allora, se riesci a collegarti altrove... Bellissimo lo scorcio di Roma... Però purtroppo il traffico distorce un po', sì, si un po' la voce. Si sentono i rumori di fondo, Angelo. Allora, se dovesse chiamarci di nuovo, noi siamo qui. Allora. Perfetto. Continuiamo intanto, allora, aspettando intanto di nuovo il collegamento di Angelo. Noterete la presenza di Luana questa settimana, insomma, in trasmissione, segno che le scuole hanno riaperto e che quindi dai a scuola e Luana può essere presente finalmente. Esatto. Allora, intanto io ringrazio chi ci segue, chi ci ha scritto, vero Luana? Esatto. E inviato anche dei testi carini da leggere oggi. Sì. Avevamo anche in programma Rossana Emaldi, ma mi ha detto che avrebbe mandato un messaggio all'occorrenza, quindi vediamo se nel frattempo ci ha scritto. Allora, intanto nel frattempo mi cerchi il collegamento con Rossana. Allora, volevo leggervi una poesia inviata da Maurizio Alberto Molinari. Spero che si senta la voce. Sì, da Milano. Inedito sfumato. Ho provato tutte le sfumature del distacco, senza nemmeno esserne pienamente consapevole, se non dopo che gli occhi e il cuore fossero collegati al mio sentire. Ho risposto al tempo, navigando anche controvento. Ho risposto al silenzio, divorando pensieri tatuati sulla mia anima. Ho risposto, infine, con un sorriso, nell'attesa di un nuovo invito. Grazie a Maurizio Alberto Molinari per la sua poesia.
E nel frattempo vi mostro il libro di Anita Napolitano, Il trionfo di Galatea, una siloge di poesie. Una in particolare che a me personalmente, insomma, piace particolarmente, è Volubile Felicità, un testo tra l'altro che lei ci ha Ah, inviato in ce l'ho qui. francese e in italiano e che adesso Luana leggerà in italiano. Anita Napolitano, Il trionfo di Galatea. Anita è nata a Roma e sostiene con fierezza di appartenere alla gens Giulia, quindi romana doc, e si è laureata nelle discipline dello spettacolo, teatro e arti performative. Magari la prossima performance che faremo con Angelo sarà Includerà, tratta farà anche con Anita, dai anche i testi testi di di Anita, Anita. o includeremo anche Anita. Il trionfo di Galatea, abbiamo Volubile Felicità. Felicità è un attimo, è qualcosa che stai per afferrare e poi sfugge. Ambita, corteggiata, si presenta con la sottoveste di taffetà ben arricciata. Sotto l'abito di seta rosso, di stoffa assai pregiata. Tra le chiome bionde nasconde ghirlande in fiore, per donare false chimere. E in un momento è strega, ammalia, seduce e poi abbandona. Senza voltarsi cambia pelle, e quando meno te l'aspetti, scappa via, per poi tornare. Grazie Danita, se la vuoi leggere tu in francese, visto che è la tua madrelingua, il mio francese non è. Allora, la stessa poesia, Volubile Felicità, abbiamo il testo anche in francese, Anita ci ha chiesto di leggerlo. Changeant bonheur, quindi anche il titolo, insomma, è modificato, adattato alla lingua. Bonheur, c'est un instant. C'est quelque chose que tu es sur le point de saisir, mais qui aussitôt échappe. Convoité, courtisé, il se présente en combinaison de taffetas bien frisé, sous la robe de soie rouge d'un tissu de valeur. Parmi ses blondes chevelures, il cache des guirlandes en fleurs pour donner des fausses chimères et en un moment, sorcière. On voûte, séduit et ensuite abandonne, sans se retourner, change d'aspect. Et au moment où l'on s'y attend le moins, il s'enfuit. Pour revenir après. Con la traduzione di Ilenia Tempesta, Changeant bonheur, volubile felicità di Anita Anita Napolitano. Napolitano. E non finisce qui, come diceva anche un personaggio. Togliere Ecco, cose? togliamo un po' di cose. E visto che siamo in tema di libri, vi volevo ricordare il mio ultimo libro, che è questo, La Révélation, per il momento soltanto in francese. È una rivisitazione dei primi capitoli dell'umanità, è tutto un percorso archeologico e storico sull'inizio della civiltà, con molte illustrazioni, tra l'altro, come potete vedere. Il libro è molto documentato e la domanda che ci si pone con la stesura del libro che mi sono posto è: ma la storia è realmente quella che abbiamo appreso dai testi scolastici? L'origine dell'umanità, c'era qualcosa di misterioso. Il libro lo potete trovare su Amazon, La Revelation. E sta andando molto bene, devo dire, questo è il libro tra i 12 libri che ho posizionato su Amazon, è quello che viene acquistato e letto maggiormente. Sì, scusami, puoi spostare un po' lo schermo così vediamo le chat, dalla chat lì, le persone che ci scrivono e ci mandano i saluti. Allora, intanto Abbiamo in Angelo, collegamento. sì, vediamo che c'è Natalia Danioni. Scusa per l'interruzione di prima, Natalia, ma quando squilla il telefono diventa talmente rumoroso che riesce a coprire tutto. Angelo ci Allora, sente, ma non riesce a collegarsi, a quanto pare. Angelo. Angelo, se ci sei battuto un colpo. Nel Esatto. Nel frattempo, frattempo aspettiamo Luana, Rossana ancora nulla. niente, E allora vado andiamo avanti. avanti con. Allora, una poesia inviataci da Tosca Pagliari, una poesia del 2008 intitolata C'è il libro.
C'è il libro della preghiera, del canto, del destino, della magia, della meraviglia, del ricordo, della fantasia, del viaggio, del sapere e dell'arte, del canto, del riso e del pianto. C'è un libro per dire e un cuore, una mente per ascoltare. C'è una pagina aperta, una pagina chiusa, una pagina piegata e una pagina sottolineata, una pagina scarabocchiata, una pagina strappata. Tra una poesia c'è un fiore appassito, una cartolina, un biglietto, una fotografia, un capello, un'impronta, un segnalibro speciale, messo per caso o per intenzione. C'è una frase che ti segue e un'altra che ti consola, una che ti fa compagnia e un'altra ancora che prende e che pretende di riassumere ogni verità, ma infine rimane sospesa a quel punto di domanda che ti spinge verso un nuovo libro e un libro ancora, e sai sempre che non basterà. Sì, è bello leggere libri, continuate a leggere libri, soprattutto in questo periodo che... Grazie Tosca per la tua storia. Grazie Tosca, sì. Leggere un libro in qualche modo ci fa anche viaggiare con la mente, soprattutto in questo periodo che non si può andare, e quindi continuiamo a leggere, fa bene al cuore, fa bene alla mente, fa bene a tutti. E continuo ancora a leggere oppure... Cosa abbiamo? Abbiamo una bellissima poesia, questa volta sì, di un grande poeta, Baudelaire. Anche perché, scusami, sì, viviamo in un periodo particolare, chiaramente insomma è inutile sottolinearlo, in cui osare e tentare rimane un po' un handicap. La poesia di Baudelaire ci invita a ubriacarci, ma ubriacatevi non solo di vino. Benissimo, e di cosa allora? Bisogna sempre essere ubriachi. Tutto sta in questo, è l'unico problema, per non sentire l'orribile fardello del tempo che rompe le vostre spalle e vi inclina verso la terra. Bisogna che vi ubriacate senza tregua. Ma di che? Di vino? Di poesia o di virtù? A piacer vostro, ma ubriacatevi. E se qualche volta sui gradini di un palazzo, sull'erba verde di un fossato, nella mesta solitudine della vostra camera, vi risvegliate con l'ubriacatezza già diminuita o scomparsa, domandate al vento, all'onda, alla stella, all'uccello, all'orologio, a tutto ciò che fugge, a tutto ciò che geme, a tutto ciò che ruota, a tutto ciò che canta, a tutto ciò che parla, domandate che ora è. E il vento, l'onda, la stella, l'uccello, l'orologio vi risponderanno: è l'ora di ubriacarsi. Per non essere gli schiavi materializzati del tempo, ubriacatevi. Ubriacatevi senza smettere, di vino, di poesia o di virtù, a piacer vostro, ma ubriacatevi. Ecco, allora, ubriacatevi di poesia soprattutto, ubriacatevi di arte, di libri. In questo periodo mi ricorda un po' come quei prigionieri che si vedono normalmente nei film, che una volta messi in un piccolo e angusto locale, una cella, li vedi che cominciano a fare ginnastica, flessioni, eccetera. Anche la mente ha bisogno di questo allenamento. E quindi proprio durante la costrizione e l'isolamento che viviamo tutti a causa della pandemia, abbiamo la possibilità di sfruttare al meglio questi attimi. Quante volte andando al lavoro dicevamo mi sarebbe piaciuto rimanere a casa. Ora che siamo tutti a casa, chiusi, vorremmo uscire. Ecco, sfruttiamo questi momenti per leggere. O per fare cose che magari prima non pensavamo, non avevamo il tempo, no? Una volta
Cioè, prima correvamo sempre frenetici. Ah, non ho il tempo di fare qui, non ho il tempo di fare questo, non ho il tempo. Ora abbiamo il tempo e neanche ce ne accorgiamo, che invece può essere. Può essere sfruttato sì, bene. Sì, sfruttato bene, certo. Ecco, ad esempio, nella parte che abbiamo recitato con Angelo, per me è stato un esordio, in quanto, insomma, in particolar modo un onore per aver fatto questa cosa insieme ad Angelo Filippo Iannoni Sebastianini, che è un vero attore. Io mi sono cimentato per la prima volta e ho trovato entusiasmante, rivitalizzante per l'anima, per lo spirito, fare qualcosa di creativo ed accettare la sfida che Angelo aveva proposta. Ebbene, ragazzi, il telefono è aperto, insomma, se volete chiamare, non so Angelo che fine ha fatto, se ha difficoltà, dice riprovo tra poco. Se c'è ora, io lo metterei. Vuoi provare a chiamarlo tu? Eh sì, voglio vedere se in questo momento. Difficoltà a connettersi. Angelo non è disponibile, no. Appare anche sullo schermo. D'accordo, noi allora vediamo un attimo. Vediamo. E no, ci dice buona visione, probabilmente non è riuscito. Ecco, sento un'interferenza, non riesco a capire. Beh, ad ogni modo noi siamo quasi in chiusura. Neanche Rossana? No, a quanto pare no. Beh, allora intanto che aspettiamo sempre le vostre telefonate. Abbiamo un angolo particolare che anche le volte scorse, quando Luana era presente, si è occupata. Voi sapete che Luana è scenografa teatrale, quindi ha particolar modo curato questo aspetto del voleva includere nella trasmissione gli aneddoti e le curiosità sui personaggi famosi. Artisti, che noi generalmente. Noi generalmente idealizziamo come degli esseri perfetti, in realtà poi sono degli esseri umani come tutti gli altri e nella vita comune con le loro imperfezioni e le loro debolezze. Vediamo un attimino alcuni personaggi che Luana ha estrapolato e incluso in questa parte della trasmissione per vedere appunto alcune curiosità. Ecco a te, Luana. Sì, beh, innanzitutto ho studiato storia dell'arte al liceo, all'accademia, e quando ti parlano, ti raccontano la storia degli artisti, non ti includono magari delle cose curiose che fa piacere sapere, perché comunque uno appunto li mette su un piedistallo senza sapere che sono state persone come noi, con pregi e difetti. E con delle curiosità particolari. Tutti quanti conosciamo Michelangelo per le sue grandi opere che ci ha lasciato. Come sappiamo, appunto, fu ospite della Casa Medicea e appunto quando fu ospitato da Lorenzo il Magnifico nel suo palazzo fiorentino, dove visse fino alla morte di Lorenzo, alla morte, anzi, di Lorenzo, successe Piero de' Medici, il quale, in occasione di una violenta nevicata a Firenze, commissionò all'artista un pupazzo di neve. L'artista realizzò un Ercole che durò almeno 8 giorni e fu apprezzato da tutta la città. Peccato che all'epoca non c'erano fotografie per vedere questo pupazzo di neve, questo Ercole. Realizzato da Michelangelo. Esatto. E a quel punto l'artista fu riammesso alla corte medicea. Ma un'altra cosa da sapere su Michelangelo, che prima di diventare uno dei grandi famosi artisti della storia, era un talentuoso falsario d'arte.
Ecco, vedi. E poi abbiamo anche Henri Matisse, che nel 1935 gli fu commissionato da James Joyce l'illustrazione dell'Ulisse. Ora, io non me la ricordo sinceramente queste illustrazioni, anche perché poi non so nemmeno se abbiamo qui un James Joyce da leggere, però, allora, illustrò quindi tutte le 1000 copie che furono firmate addirittura da Matisse, nonché appunto da James Joyce. Ma la cosa più sensazionale è che appunto Matisse illustrò questo libro senza nemmeno leggerlo, senza sapere nemmeno di che cosa parlasse, e creando delle illustrazioni che non c'entravano nulla, che comunque hanno avuto quel successo nel libro. E chissà quanti artisti questo capita, no? Ti chiedono di illustrare un libro, ma chi farebbe mai una cosa del genere? Chi illustrerebbe mai un libro senza averlo mai letto o comunque visionato? Matisse fece proprio questo e stranamente il libro ebbe pure successo. Beh, anche per grazie insomma alle scritture di Joyce, ai testi. E poi vediamo un'altra cosa importante. Allora, sempre di Matisse, quando dipinse nel 1961, no, allora, il dipinto Le Bateau, che venne esposto il 3 dicembre del 1961 al Museum of Modern Art, per un tragico errore il dipinto fu appeso al contrario e rimase appeso così per 46 giorni prima che qualcuno se ne accorgesse. Figuriamoci, la gente... Adesso io non ho presente il dipinto, Le Bateau, però visto al contrario uno poteva pensare, oh guarda come originale questo quadro. Bisogna e non se ne accorse nessuno. No, dopo 46 giorni se ne accorse. Allora questo ce la dice lunga sul fatto che magari i nomi pregiati, i personaggi di chiara fama, le loro opere vengono subito acquisite, esposte, pubblicate, no, eccetera. O magari pure criticate senza sapere. Senza neanche rendersi conto magari che era stata appesa al contrario. Incredibile. Esatto. E poi abbiamo Claude Monet. Il padre di Claude Monet era fermamente contrario che il figlio diventasse pittore. Avrebbe preferito che si aprisse un'attività come per esempio una drogheria. Il padre proprio non voleva. Ma figuriamoci Monet. Infatti, ma quante volte, no, quando ti chiedono scusa cosa fai tu? Scrivo. Ma sì, vabbè, ma il tuo vero lavoro qual è? Ecco. E quindi la stessa cosa accadde. Esatto, a Matisse, esatto. E a Monet, scusate. Invece, ecco, una cosa curiosa successe a Picasso. Un uomo criticò Picasso dopo aver visto le sue opere e gli chiese, ma mi scusi, ma può mostrarmi dell'arte realistica? Allora, l'uomo criticò Picasso dopo aver visto appunto realizzava queste opere realistiche. E l'uomo allora disse, ma lei non fa quest'arte realistica, l'arte realistica è ben altro. E Picasso dice, ok, allora mi mostri qualcosa di realistico. E l'uomo gli mostrò la fotografia della moglie. Picasso rispose, ah, quindi sua moglie è alta 5 centimetri, bidimensionale, senza braccia né gambe. E senza colori, tranne lo sfumatore di grigio? Cioè, mi mostri appunto la fotografia, per te questa è realistica, mentre la mia arte no. Mai criticare un artista. Un'altra cosa curiosa, invece, quando nel 1911 venne rubata la Gioconda al Museo di Louvre, il primo ad essere indagato fu Pablo Picasso. Il suo nome venne fatto dal francese Guillaume Apollinaire, il quale pensò, Picasso è geloso, mi sa, o se ne è innamorato di questo quadro, forse è stato lui. Quindi il primo indagato... E questa pure la dice lunga sul rapporto tra artisti, poeti, eccetera, e gelosia, no? E rivalità. Quindi il famoso poeta, drammaturgo Guillaume Apollinaire,
fece il nome, accusò, denunciò Pablo Picasso alle autorità, convinto che fosse stato lui a rubare la Gioconda. Ma ve lo immaginate? Ci avrei visto più Dalì. A proposito di Dalì, innanzitutto, per parlare di curiosità, io non so se tutti sanno che, oltre alle grandissime opere che ha fatto Dalì, ma ce n'è una in particolare che tutti i bambini tengono in mano, un'opera di Dalì. Vi siete mai chiesti qual è? Avete mai scartato una lecca lecca, la famosa ciupa ciup? L'avete mai scartata? Beh, quell'immagine, il logo delle ciupa ciup, non so in quale anno, ma è stato realizzato da Dalì. Pensate bene. Incredibile. Le cose. Allora, a proposito di Dalì, con i suoi baffi all'insù, con questo suo strano gusto nell'abbigliamento, si sa che è stato uno dei pittori più eccentrici del Novecento. Ad una mostra londinese si presentò con una tuta da palombaro, una stecca da biliardo e due levieri russi, e spiegò il suo bizzarro abbigliamento. Ho voluto mostrare che mi stavo immergendo a fondo nella mente umana. Ecco, e qui per ritornare al connubio tra arte e follia. Mi sono persa qui l'ultima, allora abbiamo qui Van Gogh. Allora, Vincent Van Gogh iniziò a dipingere a 27 anni e morì a 37, quindi nei suoi brevi 10 anni di carriera fu un artista molto prolifico e appunto realizzò più di 1100 schizzi e disegni e dipinse 900 quadri. Purtroppo ne vendette soltanto uno e quindi morì poverissimo. E allora che pensare, no, di tutti quegli artisti che sostengono poi che il vero artista sia quello non solo più prolifico, ma quello che poi espone, vende, eccetera. Vediamo che Van Gogh, nell'arco della sua vita, quindi, vendette soltanto un quadro. Beh, e quanti poeti ci sono che artisti, hanno poesie nel cassetto e non le hanno mai pubblicate, sì, ad esempio. Bene, cerchiamo di fare queste cose da vivi, visto che la maggior parte degli autori, degli artisti, acquisiscono la fama soltanto dopo essere giunti a miglior vita. E noi vi ringraziamo come ogni volta per averci seguito. Siamo in chiusura, infatti, e Luana Trabuio, Gian Bruschini e Angelo Filippo Iannoni e Sebastianini che ci hanno abbandonato per le vie di Roma, o si è Roma, perso, o si è perso, non lo sappiamo. Mandiamo un saluto. Un abbraccio grande ad Angelo. Grazie, grazie Angelo, per aver partecipato a questa puntata. E vi ricordiamo che potete partecipare anche voi in diretta. Certo, ringraziamo tutti coloro che hanno scritto e inviato materiale. Vi rimandiamo a domani sera alle ore 22 con una rubrica un po' più soft e più, diciamo, meno non lo so come definirla, è dedicata ai Nottambuli della Rete, va in onda dalle 22 in poi, quindi ci sarà un po' di musica, telefonata in diretta, l'oroscopazzo di Fabio Degan e qualche altra cosa simpatica. Vi aspettiamo dalle ore 22 domani sera, sempre su Cultura Web TV. Un abbraccio grandissimo a tutti voi.